onda che percepiscono tutti coloro che non sono sordi. Ci mette in guardia su quanto ci attende. Sappiamo che il male è senza rimedio e che credere nel miracolo è un'impietà. Sappiamo che non risaliremo la china e che saremo lieti di discenderla per ragioni in apparenza plausibili. Sappiamo che stiamo per scoppiare da un polo all'altro e perire nell'incendio che ci preparano le nostre idee, al pari dei nostri mezzi. Presto il caos sarà il nostro denominatore comune, lo portiamo in noi e lo troveremo simultaneamente in mille luoghi. Dappertutto il caos sarà il futuro dell'ordine. L'ordine già non ha più senso, non è più altro che un meccanismo vuoto, e noi ci logoriamo nel perpetuarlo, perché ci voti all'irreparabile. Innalziamo un tempio alla fatalità, lo onoriamo di sacrifici, e non è lontano il momento in cui offriremo noi stessi. Il mondo è pieno di gente che sogna di morire, trascinando gli altri nella morte. Sembrerebbe quasi che gli uomini in soprannumero distillassero un veleno che si spande nell'universo e rende l'ecumene inabitabile. Perciò l'inferno, lungi dall'essere il nulla, è la presenza. Perciò l'inferno, lungi dall'essere il nulla, è la presenza.